Ragazzi, bentornati sul mio canale. Vi chiedo scusa per questa lunghissima assenza dopo l'ultimo video che vi ho fatto sulla Big Shot. Vi chiedo veramente perdono, però ci sono stati diversi problemi che ho dovuto affrontare, diversi impegni, ho avuto gli esami, per cui non sembra, ma il tempo che avevo libero dopo il lavoro lo usavo per studiare, per cui praticamente ero sommersa fino a qua. E qui è stato molto, molto complesso, la mia salute è stata precarissima, non mi bastava niente per riammalarmi. È stato veramente difficile questo periodo, sembra ora andare un po' meglio. Allora, come avete letto dal titolo qua sotto, siamo tornati con la rubrica Ragazze Nerd perché è quella più veloce per me per ricominciare, ma sto preparando altri video e altri lavori. Allora, oggi sto facendo un video che mi è stato richiesto da una ragazza nel precedente video Ragazze Nerd, che mi chiese di parlare delle Tokyo Mew Mew. Per noi italiani erano Miu Miu amiche vincenti. Comunque vi lascio come al solito qua la copertina. Allora, questo anime per me è stato importante, mettiamola così, nel senso che comunque è stato uno degli anime che ho visto quando ero una ragazzina, ok? Non ero più una bambina bambina, ero più una ragazzina, però comunque è stato abbastanza nitido nei miei ricordi. Allora, cosa successe? Non sto qui a raccontarvelo più di tanto, per cui faccio un riassunto molto rapido della trama. Abbiamo la nostra protagonista, Strawberry, hanno una fantasia in questo senso i nostri doppiatori, questi, in realtà poveri cristi, i doppiatori non c'entrano niente, coloro che scrivono le frasi per i doppiatori, perché purtroppo in giapponese vuol dire proprio fra, cioè lei viene chiamata fragola. E vabbè, ok. Strawberry, Ichigo in giapponese. Strawberry diventa, è una ragazza normalissima, una studentessa, e diventa una Miu Miu a causa di un incontro che ha con un gatto selvatico che crea praticamente una fusione tra il DNA della ragazza e il DNA del gatto. Qui scopriamo quindi la vita delle Miu Miu, quindi quello che sta dietro. Conosciamo quindi Ryan e il suo amico, che è talmente importante che non mi ricordo neanche il suo nome. Vabbè. Praticamente spiegano a Strawberry che le Miu Miu sono coloro che devono proteggere il mondo dagli alieni. E va bene. Ma queste ragazze, lei non basta da sola, ne servono altre quattro. Sono tutte ragazze normalissime per così dire, quindi abbiamo una studentessa, una ballerina, una quasi bambina e abbiamo addirittura una modella. Tra queste cinque, ognuna di loro è legata a un animale che risulta essere in via di estinzione. Quindi c'è il gatto selvatico, adesso non mi ricordo bene il tipo di razza, comunque che è Strawberry, poi c'è il particolare uccellino in estinzione, non mi chiedete i nomi perché non me li ricordo, credo che siano le prime cose che rimuovi perché forse le dicono ogni episodio in cui appare una Miu Miu, poi basta. Che è Miu Mina, che diventa proprio l'uccellino, lo si capisce dalle ali. Miu Lori, che diventa, non mi ricordo come si chiama, però è un animale marino. Miu Paddy, che diventa una, praticamente una scimmia in via di estinzione. E Miu Pam, che diventa il lupo grigio, se non mi ricordo male, che è anche lui in via di estinzione. Per cui queste ragazze, fondendo il loro DNA con il DNA di questi animali, diventano delle Miu Miu. La copertura, per così dire, di queste ragazze è che loro lavorano in questo caffè durante il giorno, quindi vanno a scuola e poi lavorano. In realtà, sotto il caffè Miu Miu c'è il laboratorio, se vogliamo metterla così, di Ryan e del suo amico che controllano l'attività aliena. Cosa succede? Succede che appare il primo alieno. Allora, il primo alieno è il cattivo, il primo cattivo che incontriamo è Gish. Gish è un alieno un po' strano, ci dà l'impressione di essere quasi un po' matto, perché
combatte le Miu Miu, ma si prende una cotta spudoratissima per la nostra Strawberry. Va bene. Scusate, questo è il mio cellulare. Fatto questo incontro, questi strani battibecchi fra Kish e Strawberry, a un certo punto arrivano altri due alieni, Tart e Pai, che dovrebbero aiutare Ghish nella missione di risvegliare Profondo Blu. In tutto questo abbiamo le varie lotte, le varie battaglie, per amor di Dio. Ma scopriamo la verità: che cosa devono fare questi alieni? Devono svegliare Profondo Blu, che è il loro grande capo, che dovrebbe portare gli alieni sulla Terra, perché il loro pianeta sta morendo. Dall'altra parte, però, abbiamo anche un povero ragazzo umano, Mark, di cui Strawberry è innamorata, che viene trascinato nella lotta, nel senso che spesso diventa la vittima, poverino. Cosa succede? Durante queste lotte a un certo punto si viene a sapere che Mark invece non è proprio un povero ragazzino come si pensa. All'inizio diventa il Cavaliere Blu. Cavaliere Blu che poi, per diverse vicissitudini, diventa lo stesso Profondo Blu. Quello da sconfiggere. Alla fine le nostre amiche sconfiggono finalmente il nostro Barlo Brutto Cattivone. Grazie alla nostra Strawberry il mondo torna a essere tutto allegro e felice come in qualsiasi cartone di questo tipo. Per cui abbiamo poi Mark che torna a essere Mark, Strawberry e le altre Miu Miu. Devo dire, ve l'ho riassunto velocissimo, se volete una trama un po' più dettagliata su Wikipedia c'è. Devo dire che questo povero anime è stato un po' sottovalutato proprio perché hanno voluto farlo concludere come finiscono la maggior parte degli anime di questo genere. Perché in realtà se uno va a vedere il finale è brutto. Ma non brutto come spesso diciamo noi del film finito male, no, però perché l'happy ending c'è. No, secondo me, mio dire, il finale, per così dire, è brutto, l'ultimo episodio è brutto perché ormai le Miu Miu avevano creato un rapporto con i tre alieni che era particolare, a parte il fatto che Kish fosse follemente innamorato di Strawberry, però dall'altra parte c'era il vantaggio che proprio per via di questo amore da parte suo aveva cominciato a comprendere di più gli umani. Stessa cosa, Tart, che spesso, per così dire, scontrandosi con la nostra Paddy, aveva iniziato a apprezzare anche lui la visione umana. E lo stesso Pai mette in dubbio più volte i suoi pensieri quando parla con Lori. Per cui non mi è piaciuto il fatto che, non è che il fatto che muoiono tutti, ci rimango male, certo, non è bello. Però alla fine muoiono per quello in cui credono, perché Tart viene ucciso dallo stesso Pai, anche se ribadisco è talmente family friendly quell'anime che hai avuto dei dubbi che fosse morto Tart, però Tart viene ucciso dallo stesso Pai perché si sta opponendo a Profondo Blu, mentre in quel momento Pai è assolutamente fedele a Profondo Blu. Abbiamo dall'altra parte un Kish che decide di salvare la sua amata Strawberry da Profondo Blu. Abbiamo dall'altra parte ancora un Pai che alla fine, quando Profondo Blu praticamente è quasi stato sconfitto dallo stesso Mark, decide di sacrificare se stesso facendo praticamente da muro alle quattro Miu Miu rimaste fuori, proprio per quello che gli disse Miu Lori una volta. E abbiamo proprio questo flashback di Miu Lori che gli dice questa frase bellissima. Ci sono rimasta male, quindi non per la loro morte, ma perché è passata in sordina. Perché sì, ok, accade, ci rimani, ma dopo neanche 3 secondi Mark è vivo, quindi sono tutti felici, perché Mark è vivo, tutto a posto, fine dei giochi.
potevano, su quel punto di vista potevano marcare di più. Dall'altra parte mi rendo conto che non l'hanno fatto proprio per un determinato motivo. Doveva essere, non è stato censurato più di tanto questo anime, quindi non posso dire che ci sia stata una censura di base, che quindi ha portato Mediaset a farlo vedere in un altro modo, perché anche proprio l'anime in giapponese è così. Hanno voluto renderlo un po' più morbido, quindi sì, ok, loro sono morti, però sono morti bene, fine. Quindi si va avanti, il mondo va avanti. Un po' mi è spiaciuto perché invece secondo me si poteva, per così dire, anche solo come episodi finali, riportare a mente questi tre alieni che avevano imparato ad apprezzare gli umani. In sé l'anime è bellino, è piacevole da vedere, carino. Se vi piacciono comunque lo stile di Sailor Moon, ok? Quindi i combattimenti con le trasformazioni. E dall'altra parte il fatto che possa vederlo anche un bambino, un ragazzino, una ragazzina senza grossi problemi, proprio perché non c'è sangue, non c'è nulla, è una cosa che si può tranquillamente vedere in tranquillità, vedere queste ragazze che si trasformano, questi vestitini che loro poi hanno la particolarità che gli vengono proprio delle caratteristiche degli animali. Stroberry ha le orecchie, la coda del gatto, Mewmina ha le ali sulla schiena. Mio Lori ha quelli che rappresenterebbero praticamente le antenne dell'animale marino. Paddy ha la coda della scimmia, Pam ha la coda e le orecchie del lupo. Quindi sono un attimino più in quel senso lì. Rimangono identiche, ma da lì si capisce che hanno un'associazione diversa ognuna per un animale. Quindi non è solo il colore che cambiano, sono proprio il tipo di animale. E da lì anche i loro poteri, Mew Berry comunque, vabbè, lei ha il cuore, Mew Paddy usa le nacchere praticamente per attaccare, ma colpendo il terreno, quindi imita per così dire le mosse che fanno i gorilla. Mew Pam, vabbè, lei usa la frusta, però tendenzialmente è un lupo solitario, lei tende a combattere singolarmente. Mew Mina usa un arco per combattere, che se vogliamo proprio vederla rappresenterebbe per così dire gli uccellini quando catturano, gli uccellini sono rapidi, vedono la preda, si fiondano, lo prendono e vanno, quindi stessa cosa fa un arco, prendi la mira nel momento in cui scocchi la freccia abbatte. Mew Lori con le sue naccherine simpatiche usa l'acqua, ok? Quindi sono comunque particolari, carine, per dei ragazzini va benissimo, un anime molto piacevole da vedere. Anche da grande l'ho rivisto per dargli un'occasione. Devo dire che in sé non l'ho apprezzato più di tanto perché essendo più matura avrei sperato in temi di vedere dei temi più maturi. Adesso vi faccio un esempio molto semplice. Ho riguardato nello stesso periodo sia le Mew Mew che Rossana. Ok? Uno shoujo e uno shoujo magico, mettiamola così, ok? Visti entrambi, a differenza di Rossana, che rivedendola da grande, magari mi erano sfuggiti dei particolari, mi sono accorta proprio di, per così dire, ingranaggi che giravano meglio, visti da grande che vista da bambina, e di varie situazioni, quindi vedere con più occhi, vedere dalla parte di Rossana, vedere dalla parte degli amici di Sana e così via. Quindi mi ha permesso di scoprire anche altri lati, nelle Mew Mew non è cambiato niente, rivedendole era perfettamente identico a come lo vidi da bambina. Per cui in questo senso, una volta visto, o uno lo riguarda perché lo apprezza, gli piace, altrimenti non lo rivede. Io devo dire che non penso lo riguarderò milioni di volte. È un anime che posso dire è leggero, è piacevole da guardare in quelle giornate in cui non si ha niente da vedere ed essendoci in italiano è comodissimo perché comunque almeno non devi neanche sforzarti troppo a leggere i sottotitoli. Per cui sì, ecco, come è stato chiesto a questa ragazza, ho fatto la recensione, assolutamente se volete far vedere dei ragazzini, a dei bambini, a delle bambine, a delle ragazzine va benissimo. Non c'è niente di assurdo, non ci sono censure strane,
che hanno dovuto modificare, per cui è un anime che potete vedere con estrema tranquillità. Vi deve piacere la tipologia di questo anime. In sé, per esempio, se vi piaceva Sailor Moon, è probabile che vi piacciono le Miu Miu, ma non è detto. Proprio anche per i temi affrontati, comunque, Sailor Moon affrontava dei temi anche più succosi, dico io. Le Miu Miu erano un po' più blande, un po' più morbide. Sullo stesso stile, allora ci sono altri anime molto più corposi. Banalmente, se voi cercate su Netflix o comunque in giro, quella magica, Madoka Magica sarebbe praticamente tradotto, Madoka Magica praticamente, da che sembra un anime per bambini e ragazzini, è che io vi dico forse è meglio di no, perché sembrano tanto carine, piccoline, patatine, ma i temi sono molto più profondi. Allora, se devo, fateli vedere Doremi, anime molto più blando, molto più morbido. Fategli vedere le Sugar Sugar, Sugar Sugar Run, dove anche queste due ragazze si trasformano, anime di cui vi ho già parlato, vi lascio il link qui. Anche quello molto carino, molto semplice, però tematiche un po' più profonde, secondo me, rispetto alle Miu Miu, che hanno un po' peccato in quei punti. Poi tutti ci siamo fatti, secondo me, dei filmoni mentali. Io, per esempio, Strawberry e Mark, no, non li avrei messi ma neanche sotto tortura, perché è come Marzio, Mark, è inutile. Cioè, ti chiedi perché è stato messo, è proprio inutile. Allora, piuttosto è più carino Kish, che almeno fa qualcosa. O Ryan, addirittura, se avete visto l'anime, ci sta meglio forse come associazione. Però, beh, hanno scelto Mark, per l'amore di Dio. Però, sì, Mark mi dà proprio l'idea del Marzio della mia generazione, perché Marzio era più la generazione di mia sorella maggiore. Per cui con questo concludo, vi saluto, spero di riuscire a rimanere più o meno stabile da adesso, quindi più o meno ogni domenica dovrò uscire un video, non ve lo prometto perché tra esami, lavoro e altri vari problemi che stiamo facendo e stiamo affrontando, mi sto un attimino assestando, però con questo spero di aver riattivato un attimino la vostra attenzione, aver soddisfatto quella ragazza carinissima che mi chiese questa recensione. Mi sono segnato ogni vostra richiesta, sappiatelo, l'ho segnato nella mia agenda. Se avete delle richieste di qualche anime che voi avete apprezzato tantissimo, che magari è poco conosciuto, oppure anime che avete apprezzato ma che vi siete trovati di fianco persone che vi dicono no, è orribile, come fai ad apprezzarlo? Vorreste vedere un'opinione differente, lasciatemi qua sotto nei commenti tutte le vostre richieste, che io me le segno e me le appunto assolutamente. Se vi è piaciuto, lasciatemi un bel pollicione, mi raccomando, di supporto, perché ultimamente YouTube sta facendo quello che vuole e con la nuova legge dobbiamo stare praticamente attentissimi e andare in gioco i piedi di piombo. Per cui mi raccomando, supportate qualsiasi creator perché è fondamentale per noi. Io vi saluto, vi mando un bacio. Ciao!